siamo anche in diretta Facebook quest'oggi. Vi metto tutte e tre, metto tutte e tre le foto insieme, almeno ci vediamo tutti. Dai, che schifo. Vedi, ti si vede il profilo, sì, ti si vede il profilo a sinistra. Allora io mi girerò così. Buonasera a tutti. Anche a me non piace, quindi vabbè, sarà tipo non così. No, profilo, se ti metti tipo lì. Ok. Vedi, sei lontano. Dai, ma no, fa vedere. Puoi girare il computer? No, non posso. Ma fai una foto? Ma ti pare che mi metto a fare foto al computer? No, Ale, tranquilla. Guarda che schifina, adesso guarda. Mamma, che brutto, è proprio brutto. E comunque ci sento nel microfono, intanto, se vuoi già dire qualcosa. Ah, ciao. Ho deciso di intraprendere guarda, questo... Vedi, non ti si vede. Questo percorso solo per Riccardo, io oggi dovevo dormire. Ok. Capite le priorità di questa ragazza? Ah, poi sai che sei stata la sua tecnica, hai detto... Vicky, perché prima ho scritto lì, ne faccio ho puntato sulla compassione. Sto male, no? Sto male. Dai, vieni. Si vede che sta male. No, e lui fa, sì, ha dovuto correre da mio bambino. Cosa? Per forza, perché mi fa, ti prego, vieni qua, perché ho una verifica. E io, ok. Che smart. E mi fa, lui, ma perché ho scritto... Mi sono anche piata a scrivere gli articoli, no? E lui fa, appunto, è per quello che sperai che venissi per dirli tu, perché li sei... Grande. Aspetta, diciamo che sono convincente. Diciamo che sei uno stronzetto. Cosa? Che sei uno stronzetto. No. Raga, ho deciso di intraprendere anche questo argomento perché io fra poco mi sposo. Davvero? Ed è anche un input per dire al Gabri di muoversi. Aia, 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 aia. Gabri, se stai ascoltando... Allora... Adesso c'è lo speak corto e poi... Si vede l'astuccio e i fogli, quindi mettiamoli via. Allora... Era Rudimental and Marie con Let Me Live, la novità di quest'oggi. Iniziamo subito questa puntata di Yes Weekend. Weekend. 17:05, direi che abbiamo iniziato con il botto proprio. Buongiorno a tutti, inizia una nuova puntata di Yes Weekend. Io come sempre sono Riccardo, ma non sono solo, perché sono accompagnato dalla mia fedelissima Alessandra. Buongiorno a tutti. E dalla mia fedelissima Camilla. Buongiorno ragazzi. Come va? Bene. Non vi rattrista un po' questa giornata sì, piove, uggiosa? Oh, sì, è sabato sì. E piove. Esatto, dai, ma sempre nel weekend piove. A parte che io ero a Pavia, quindi non lo so in realtà se abbia piovuto qua da voi. No, durante la settimana no, ha fatto pure caldo. Ah bene. Oddio. È un classico del weekend, diciamo. Allora, Yes Weekend, programma che vi racconta un po' tutto quello che potete fare nel weekend. Abbiamo tantissime informazioni oggi, un programma pieno, molto pieno, tantissimi eventi ci sono in questo periodo, ma vi ricordiamo innanzitutto i contatti per parlare appunto con noi. SMS e WhatsApp al 334-311-4201, ripeto, 334-311-4201, no, lo ripeto perché... Ripetilo. No, lo ripeto perché mi hanno detto alcuni miei compagni di classe di Pavia che quest'oggi mi avrebbero ascoltato, quindi... Wow. Se mi state ascoltando o scrivete direttamente a me, altrimenti scrivete al numero della radio, capito? Capito, siete benvenuti. Siete benvenuti, esatto, sì, pubblicizziamo un po' Radio Brusa in tutta Pavia e poi in tutto il mondo. No, anche nel mondo, diventeremo famosi prima o poi. Allora, ho detto tutto, no, dimenticavo la mail, diretta @radiobrusa.it. Vi ricordo anche il nostro sito web, sempre per gli amici pavesi, www.radiobrusa.it, oppure i nostri social, Facebook e Instagram. Seguiteci, direi. Ovviamente. Iniziamo con il primo pezzo di oggi, abbiamo Sfera Ebbasta, Ricchi per sempre. Elastico. Eh? Come sei elastico?
fantastico. Mi sanguinano le orecchie a sentire questa canzone. Raga, sì, effettivamente. Il mio articolo inizia con in quel giorno. No, aspetta, Davide, ciao Davide, se ci stai ascoltando. Ciao Davide. Non so se ci sta parlando in Facebook. Ah, ciao Davide. Vabbè. Chi è questo Davide? È un mio compagno di corso. Ah, però, ciao. Ciao. Adesso Davide, vado a vedere i commenti. Allora, tac. Guardo la diretta, almeno vedo i commenti che ci arrivano. Tipo fate schifo, andate via. Non avrete mai una frequenza. No, web radio è meglio perché raggiungiamo tutto il mondo, almeno se uno in America vuole sentirci, almeno ci sente, non capirà niente, però no, ci sentirà. No, magari è un italo-americano e quindi capisce comunque. Che bella questa canzone. Ti piace? Ale, allora vai così, disannunciala tu. Hai lì per il foglio delle canzoni? Sì. Perfetto. Ricchi per sempre. Allora, mettiamolo su silenzioso. Ma tu non hai Facebook? Io no, raga. Ah, esatto, perché quando ti ho taggato nella descrizione non comparivi. Io ci sono. Certo. Cioè, non nel senso, mi hai taggato a me. Sì, no, ma non, cioè, mi arriva, non mi è arrivata nessuna notifica. Ma che sfigato. Io me ne andrei dal gruppo, Gami. Ah, un... diretta proprio. Ma che annuncio? Che annuncio? Che accento? Che avevi alla fine quando hai detto la frase? No, perché non ti ho taggato, ma non ti ho trovato. E ormai sono pavese di adozione. Ormai alla schifo, sei un ibrido adesso. Ormai si è. Allora, ah sì, mi ha taggato, Ada. Bravo. Altrimenti me ne andavo. Altrimenti me ne andavo. Allora. Allora, io non sono poi così tanto di profilo. Può andare bene in quello della Promoberg, quest'ultima parte qua, tagliala, che si mette, cioè. Okay. Ah, era per dire qualche evento che qualche c'era. Ah, vabbè, se vuoi. Ma ho scelto solo i panini, chissà come, hai scelto solo il cibo. Ma l'hai mandato tu sul gruppo? Sì, no, gliel'ho mandato a Ricky, però. Ma vabbè, tanto ci sono quei fogli. No, ci sono quei fogli. Allora li apro anche sul computer. Allora facciamo così. Allora, facciamo così. Te li tieni tu. Così lontano. Ale, veramente. Poi Promoberg. Oggi non possiamo parlare della Ferragna. Non Cavolo. È successo niente. Ma che peccato. Ma in qualche modo la inserirò. Ti pareva? In qualche maniera. In qualche maniera. Ah, non c'è la Sara oggi. Lo diciamo che poverina non c'è. Perché ah, sì, no? Dai, sì, dai, diciamolo che doveva esserci anche lei. Ciao, amici. Ciao Lorenzo Lanzi che ci sta guardando in diretta. Ciao Camilla Rigamonti che sta guardando il video in diretta. No, sono uscita. Se risulta ancora in che la sto guardando. Vabbè, così almeno la guardo da qua. Almeno so dove posizionarmi con la faccia. Davvero, e via. Sì. Davvero lo fa? Ma ci sono tutte canzoni da ascoltare. No, è bellino invece. Tipo Titanic. No, ti prego. Lei è fissata con Celine Dion. 10 secondi. Sì. Disannunciala tu. Disannuncio. E questa bellissima canzone che ascolterei tutti i giorni, tutte le mattine, era di Sfera e Basta, Ricchi per sempre. Madonna, che disannuncio lungo che hai fatto, un minuto, buttato via così disannunciare una canzone. È vero. Allora, iniziamo subitissimo con gli argomenti di quest'oggi. Iniziamo con l'argomento che ci ha portato un po' la nostra Alessandra, perché lei ha 19 anni e si sa che ormai bisogna sposarsi, no? Certo. E quindi Gabri, per te. Allora, io, amici pavesi e tutto il mondo ovviamente che ci segue, oggi volevo un attimo raccontarvi di un evento che mi coinvolge particolarmente, perché io ci andrò, cioè non è vero, però cioè, ci spero fino all'ultimo. Potresti andarci invece, perché no? Sì, ma perché Gabri ha un esame, quindi non posso. Ma puoi andarci. Vai da sola. Da sola. Sì, ti sposi col muro. Sì, ma non ti sposeresti comunque a 19 sì, anni. Sì, ma ti immagini, tu entri, no, e dici sì. Bello, sì, ma voi siete una coppia, volete lasciarci la vostra email, così almeno prenotate per inquietante, qualche info, sì, è abbastanza per le cerimonie. No, ok, vabbè. Comunque, insomma, io questo giorno qua, cioè io me lo immagino proprio perfetto, in ogni minimo dettaglio, stupendo. Come il matrimonio di Chiara Ferragni. No, sono riuscita. Brava, cara.
Ami. Era la sfida della puntata, riuscire a inserire la Ferragni. Un minuto ce l'hanno fatta. No, diciamo che questo giorno qua, nel senso, io lo vorrei perfetto, cioè non i minimi dettagli, dalla cerimonia alla chiesa. Ok, e in questa fiera che si svolgerà da, cioè in realtà è già iniziata il 4 ottobre e terminerà il 7 ottobre, quindi domani, ci sono vari padiglioni su due piani che si chiamano, cioè hanno dei nomi molto particolari: padiglioni mimosa, padiglioni camelia, padiglioni ninfea, padiglioni orchidea, e padiglioni nomi molto gardenia, molto, molto floreali, molto, che invece è al pian terreno. Praticamente questa fiera qua, che è una fiera appunto che si svolge a Milano, propone dei vari stand che si occupano dei vari dettagli della cerimonia, che deve essere appunto un giorno speciale, un giorno bello, un giorno pieno di ricordi, emozionante. E quindi ovviamente io, per diciamo informarvi sui vari atelier, ho deciso di partire dai atelier dedicati ai vestiti, cioè agli abiti dello sposo e della sposa. Ok, allora, che dice, chiaramente è uno dei punti fondamentali per il matrimonio, cardine proprio, però ovviamente il punto fondamentale immediatamente successivo, cioè anzi al pari suo, è la torta nuziale, però quella dopo. Cibo. Ah, dopo, cibo. Vabbè, lei cibo. Arriva sempre sul, cioè, cibo dopo c'è prima. Cibo, ok. Allora, come deve essere? Padiglioni. Vai, sì. C'è il padiglione, c'è l'atelier Caramel, che già qua ti ispira un po'. Caramel, sempre cibo, dove praticamente viene unita la produzione, che è produzione ovviamente made in Italy, al talento creativo però di diciamo stilisti internazionali. Ok. Quindi c'è sia italiano che internazionale. Quindi partiamo da questo presupposto che è una fiera importante, sì, riconosciuta importante a livello anche internazionale, anche con stilisti che non sono italiani ma che sono di altri paesi. Okay, ok, va bene. E in questo caso non si tratta di una semplice vetrina, ma proprio di un vero laboratorio dove i stilisti lavorano con grande passione, perché non si tratta semplicemente di un'esposizione, ma lì gli abiti vengono proprio creati su misura e con ogni minimo dettaglio richiesto dal cliente. Ok, quindi anche alta qualità. Alta, diciamo, qualità. Va bene. Oltre a questo c'è anche Alta Marea Atelier, che tra l'altro è un atelier che... Se li ha studiati tutti a memoria, li conosce tutti, no, li conosce. Sì, sto un attimo facendo supporto sui miei appunti. Che è anche un atelier che tra l'altro si occupa non solo di abiti da sposa, ma anche di fotografie e di altri dettagli dell'evento. Ok, fondamentali anche questi, a sì, cui tu chiaramente hai già pensato. Ovviamente. Sa già chi chiamare tutti. Ovviamente. Ma certo. Sì, e questo è invece presso Lodi, e anche qui è un connubio tra modernità, sì, quindi abiti un po' più distaccati dalla tradizione, e abiti invece che richiamano ancora i vecchi abiti da sposa, quindi ok, stufi, diciamo quindi ampi, che una persona può scegliere se vestirsi in modo più moderno tipo o abiti modo stretti, più lunghi, quelli che vanno di moda adesso, okay, che ritrattano magari un po' più le curve, che ovviamente io ho e ovviamente io lei mette in mostra chiaramente avendole, e invece abiti un po' più all'antica, quindi larghi con tanto tulle, tipo da nonna, sì. Tipo quelle go-go. Ma Camilla, no. Non sai che basta, mi hai rovinato l'argomento. Basta. Adesso ti viene la vita. E tra gli altri atelier c'è anche l'atelier di Patrizia Cavalleri a Lainate. E lo stilista, oltre a disegnare una sua linea di abiti da sposa selezionati e collezionati, seleziona anche altri stilisti inglesi, americani, come ad esempio Justin Alexander, Sincerity e William West, che io personalmente non conosco, però credo che abbiano grande, sì, importanza. Sì, essendo alla Fiera di Milano, esatto, sono come riconosciuti. E poi vabbè, ci sono anche altri, ecco, un altro atelier che mi incuriosiva molto molto era quello di Carlo Pignatelli, perché sono 450 metri, il suo atelier è molto molto grande, anche questo su due piani, e gli abiti sono confezionati con tessuti e hanno dei tessuti, cioè utilizzano dei tessuti molto pregiati, che okay, costano molto, quindi tu paghi molto la materia prima se lavorata, più che il lavoro dei sarti vero e proprio. Alta qualità ancora, sì, per esempio, sì, su sì, quel sì, discorso. Mentre, posso proseguire ancora un attimo? Sì, stringi un attimino. Ah, ok. Mentre per quanto riguarda un altro dettaglio, perché in realtà la mia concentrazione si è focalizzata per lo più sugli abiti da sposa, più che dello sposo, perché dello sposo, perché se ne frega. Perché tanto non c'è. Esatto. Cosa, cioè, vuol non, dire? Non viene a vedere la fiera con te? No? Ah, la fiera e basta. La fiera? No, okay, cioè ci sarà sempre al tuo fianco. Ok. Sono i fiori. Cioè... I fiori sono un dettaglio particolarissimo che deve esserci sempre, cioè io per il mio matrimonio sceglierò dei fiori rigorosamente bianchi. Tutto colore. Cioè chiaramente è come bianchi, se fosse una novità bianchi, 2018. No, vabbè, ci sono anche le spose che fanno il bouquet con i fiori arancioni.
E non ti piace? No, sei matta. Pacchianissimo, Camilla, come direbbe, non si fa. Come direbbe Sherpa Evans, matta. Pacchianissimo, arancione, via. No, via, via. E se lo dice lei? E c'è l'atelier Arte Flor di Ravarelli Patrizia presso Sant'Angelo Lodigiano. Quindi ragazzi, non potete assolutamente lamentarvi dei miei ottimi consigli, come se fossero, esatto, realmente quindi miei. Quindi se volete sposarvi come lei a 19 anni, ecco, ho un'agenda piena di appuntamenti già fissati per incontrare questi stilisti. Questi stilisti, quindi non andrai tu a questa fiera? Certo, nei miei sogni. No, no, vabbè, lo dice al tuo fidanzato, così almeno lui scappa perché dice questa qua è pazza e almeno e poi, sì, termina qui la relazione. 334-311-4201, sms whatsapp. Quello della tastiera. L'ESC? No, l'F1 per mandare le canzoni. Ah, pigia straforte, lo spracassi su, tanto no, ma boh, già è andato. Mi sa che l'hanno scollegato, vabbè, farò schiaccio col mouse, vabbè, nulla. Allora, salutiamo chi ci sta guardando. Allora, Lorenzo Lanzi, Davide Luciani è quello di Pavia che vi dicevo. Ciao. Che ha scritto, grande maffo ha scritto. Cioè, noi, scusa? E perché conosce me? Ah, sì, ma io mi offendo o mi saluto. Davide saluta anche Camilla e Alessandra. Ciao, altrimenti ragazzi, sì. Anzi, ringrazio. Facciamo le snob. O mi saluto niente. E poi Kevin Colleoni, che salutiamo anche lui. Ciao. Dai, ma sono troppo brava a dare consigli. Assolutamente. Cioè, tutto mi ha rovinato l'ingresso. Chiara. Chiara? Allora, in qualche modo dovevo metterla dentro. Sì. L'ho messa dentro. Sta Ferragni qua, alla fine siete riusciti a inserirla, comunque. Ovviamente, ovviamente. Questo si può buttare, tanto è scritto anche dietro. Allora, dai, stai, sì, qua fino alla fine, perché devi andartene, dai, tanto non sei stanca. Te ne vai? Sì, è una brutta persona, se ne va. Te ne vai a fare cosa? Niente, va a casa a dormire. Cioè, io alle 6 devo andare a messa, e allora sto qua fino alla fine della puntata e poi corro a messa. Vediamo se si sente. Ha scritto: ciao Camilla e ciao Alessandra, ciao, mi state rallegrando il pomeriggio. Perfetto, grazie. Ha guadagnato di nuovo punti, le ha acquistate tutti. Davide, tutti. Ti sei fatto perdonare nuovamente, quindi sei a posto. Sei stato molto bravo. E anche direi fin troppo facilmente. Camilla, dobbiamo essere più dure con la gente, più cattive. No, dai, dopo vedere. Non sono d'accordo. Essendo pavese, lui odia quando dico tipo foto, moto, così, perché ovviamente allora io lo dico apposta, foto, moto. Esatto, se continui anche così poi lo fate arrabbiare e quindi... Ma a parte che cosa, allora non c'è foto? Un articolo che un argomento che si dice solo foto e moto. Cerchiamo foto, un articolo foto, foto moto. Allora, foto, promo Bergamo. Sì, dai. Cos'è che devo dire? È l'argomento lì della fiera. Qual è? Ma ancora il mio? Certo. Di Milano Sposi? Ah, quello, ostilolo. Faccio una torta. Vabbè, stringi però. Ok, ho subito una torta. Allora, quanti, cioè, metri deve essere 20 minuti solo per il tuo argomento. Vabbè, ma cavoli, allora all'inizio si lamentava perché non parlavo mai, sto stronzetto. Adesso si lamenta. Ma scusa, ma la torta come deve essere? La torta, c'è anche una serie di torte iniziali che proiettano le cose, cioè l'immagine, sì, no, di sposa sulla torta. Ho letto. Raga, ma non posso ma il fatto è che quando finisce la torta poi non c'è, salta anche tutta l'immagine. Ma tipo gli avanzi, dove li, cioè, li porti a casa? Gli avanzi della torta. Ecco, posso magari chiedermelo durante, mentre lo dico. Cioè, come, nel senso, cosa si fa? Perché si se fa avanza tipo una torta e tu te la porti a casa, la mangi tutti i giorni, certo, finché non finisce. Certo. Ovvio. Mica si va dallo spreco qua. Disannunciala. Martin Solveig, My Love, era la canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora, ci sono arrivati dei commenti che abbiamo già letto durante la... Che siamo bravissime, lo sappiamo. Durante l'offline. E c'è scritto Davide Luciani, che salutiamo nuovamente, Lorenzo Lanzi, che ha commentato, per ora rallegra anche il Maffo, perché adesso tutti mi chiameranno Maffo, perché proprio mi chiamano Maffo. Qui nessuno a Bergamo mi chiama Maffo. Sì. Non iniziate anche voi, grazie. Maffo. Ma cos'è Maffo? Maffo sarebbe Maffi? L'abbreviativo di Maffeis, esatto. Vabbè, continuiamo con l'argomento, sì, da Lari, perché è contenta, però stringi perché... Ok, allora passiamo subito sull'argomento più importante, cioè, più importante della cerimonia del matrimonio. Sì. Mm-hmm. Passiamo, non al primo, al secondo, cioè no, non importa, cioè vai direttamente alla torta. Chiaro. Perché alcuni atelier di questa fiera propongono non la classica torta sciatta, piatta, quella lì un po'... Cioè da poveri, mimosa, insomma, con gli a quattro piani, con le statuette dei... Ma no, cos'è? Terribile.
Camilla. Alcuni atelier propongono il, ed ecco voi il mio inglese, cake mapping. Il cake, cioè, wow, mapping. Cioè praticamente prendete appunti, ascoltatori. Aspetta che io scrivo. Sì, però ora, ok, i festeggiati, quelli che appunto si stanno per sposare, sì, portano delle foto particolari di loro insieme e queste foto vengono proiettate direttamente sulla torta. Ma sì, foto. È una trashata, secondo me. Perché? No. Vedi che anche Camilla lo dice, ma dai, ma ti pare? Che egocentrico, cioè, che sei. Sfondo, tu hai la tua torta e sulla torta, sui vari livelli, ci sei tu. Ci sei proiettata. Sì, ma scusa, se c'è la mia faccia magari è deformata. No, no, è vero, tagliando vabbè, la torta. Ma no, ma se magari mangiano il naso. Cioè, su un unico piano, no, su un unico piano, bam, pitta lì, Ma poi tu mangiando un piano... E ti attacchi, ok. Allora, scusa, non volevo... Non la mangi. Bellissimo. È lì, decorazione. Ok, decorazione. Bellissimo, perché non ci abbiamo pensato prima, io sì, dico? Sì, ma infatti. Ale, scusa, ma una domanda così, sì, proprio spontanea. Ma gli avanzi che fine fanno? Li porti a casa. Si portano a casa? Cioè, li pagati, li porti a casa. Ovviamente. Ho capito, ma non è che puoi mangiare per una settimana sempre la torta. E la regali un po' in giro. Allora, cioè, quando vai all'Iper e vai nel reparto dolci, non compri niente. Ho capito, ma dopo mese, un po' andrà male quella torta. No, la congeli è sempre buona, non ti preoccupare, Camilla. Per questo ci pensiamo io e lei nel caso mangiarlo, quando ti sposerai anche tu. Va bene, grazie. Allora, fiera degli sposi che abbiamo detto è dal 4 al 7 ottobre. Perfetto, guarda che collegamento che ti faccio. Dal 2 al 4 febbraio 2018, sì, alla fiera di Bergamo, alla fiera campionaria, c'era stata la fiera degli sposi di Bergamo. Sì. Quindi, dove sono stata? Ci sei stata? Sì. Con Gabri? Sì. Carina, è per quello che lui non ci va ancora nuovamente. Che bello, giustamente. Si è spaventato, poverino. Vabbè, ci hanno chiesto l'email. Cioè, ma a tua 18 anni? Ma ci hanno chiesto loro, ovviamente, non abbiamo detto l'età. Sì. Senza parole, vabbè, sì, fa niente. Allora, c'era alla fiera campionaria, sì, detta fiera campionaria di Bergamo. Sì. Questa fiera degli sposi. Sì. E tu invece adesso ci parlerai sempre per la fiera campionaria di... Guarda di... che lancio che gli ho fatto. Allora, credo si chiami ancora Fiera Campionaria. Sì, Promoberg si chiama. Eh sì, dal 27 ottobre al 1 novembre. Esatto. Al 1 novembre. In cosa consiste? Rapidamente, che stiamo strascolando. Rapidamente, vi ho selezionato ovviamente i stand del cibo, perché tu vai là per il cibo. Lei e va là tra per i cibo. Tanti, sì, tra i tanti stand ci sarà Altri Sapori di Domenico di Fusco con prodotti tipici caseari campani, cioè raga, tipo, ma di cosa stiamo parlando? Tipo formaggi. Tipo mozzarella, formaggi, esatto, quelle cose lì praticamente. No, limoncello. E infatti c'è hai copiato i miei appunti. È un'altra cosa quello, cioè oltre ai prodotti caseari ci sono pasticceria poi... tipica napoletana, limoncello, ok. Poi ci sarà Antichi Sapori Sardi di Nateri Antonio con formaggi e salumi, prodotti tipici sardi, ovviamente sempre all'ingrasso, qui si va mica vegano, no? Poi ci sarà l'azienda agricola di Patea Carmela con il commercio del frutto fresco di bergamotto, buono, lavorazione ed estrazione di oli essenziali, succhi e derivati, quindi sul fresco qua, e azienda agricola Le Cascine di Milese Silvano, no scherzo. Ah, non c'è? Di Cuero Borga Silvio, ecco, con salumi piemontesi e farina per polenta macinata pietra. Vabbè, insomma, all'antica. Alla fiera campionaria andate, ci sono esposizioni di cibo. Le altre esposizioni non le guardate, no, perché quelle. Tu ci andrai a mangiare, sì, solamente il cibo, giustamente. Vedi, la gente dirà della grassona. No, ma questa qua che cazzo fa nella vita a parte mangiare? Allora, dobbiamo chiamare la Chiaretta. Cioè, mi hai fatto togliere 3.000 atelier cercati con passione. Vabbè, ma sono già le 5 e mezza, sono già 5.25. Allora, posso spruzzarmi un po' di deodorante che puzza? Spruzza di deodorante? Come vuoi, Ale, vai pure. Chiara, eccola qua. Fa per la doccia, però da lì, raga. Ci intossichi? Ciao, Chiara! Ci ha salito di gruppo? No. Ecco, non risponde. Va bene, nel caso spostiamo gli argomenti. Ah, eccoti. Ciao, Chiaretta, tutto bene? Come
Come no? Dai, ma non essere in ansia, tranquilla, tranquilla. Ti facciamo due domande così. Dai, tranquilla. No, ti criticherà comunque. Sì, veloce indolore, ti chiediamo un po' come andava. Perché e tutto. Allora, adesso no. c'è una canzone adesso, che mancano due minuti, ora che finisca. Dopodiché faccio una mia introduzione io velocissima, cioè proprio 10 secondi, e poi ti introduco, va bene? Ok. Posso, cosa stai facendo in questo momento? Sei impegnato? No, te lo chiedo in diretta, dai, te lo chiedo in diretta. Va bene, allora, preferisci che ti riattacco e ti richiamo tra un minuto o rimani in linea? Rimani in linea. Che magari non risponde più dopo. No, questi gli altri del gruppo hanno detto che è meglio che rimani in linea, allora facciamo così, ti metto in viva voce. Ciao! Vedi, ti stanno salutando. Ciao! Ciao, Chiara! Chiara, in realtà non è la sua voce reale, fa la voce un po' così da ciao! Da oca. Cazzo stai facendo? Ok, ti collego al cavo, quindi io non ti sentirò più, tu probabilmente ci sentirai, non lo so. E nulla. A dopo, ti dico un minuto e 16. Alessandra? Sì? Cosa stai combinando? Sì? Allora, Instagram Stories? Allora, il telefono lo lascio qui, almeno sente se volete fare domande anche voi, è qua. Oui, ma di cosa parliamo? Ma sei sicura di voler essere amica? No, non ti sente, non ti sente. Cioè, lei ti sente, ma non ci risponde. Oh, uffa. Ma di cosa parliamo con lei? Della Milan Games Week. Parto io o fai tu? Come... No, in realtà volevo far fare quasi tutto a lei, nel senso gli facciamo le domande, se vuoi aggiungere poi tu qualcosa che sei esperta. Non so cosa chiedere. Perfetto. Ma hai messo delle Instagram Stories? No. Vedi, mi sono appuntato delle domande, se vuoi scrivergliele. Come ti chiami, Ale? Dammelo! Che no, beh, inizio io, te la conosco un attimo, la introduco. La disgeli, diciamo. Esatto, sì, perché Ale, è un po' agitata. Come mi chiamo? Allora, trattino basso. 20 secondi. Trattino basso. Vabbè, non ho messo le cuffie. La guardo dopo. Non ci penso. Non fa niente. Cosa? Non ho mai messo le cuffie io. Non hai mai messo le cuffie, male. Apri i microfoni, Bella. C'era un'altra canzone. Ma dai. Niente, Chiara, se ci stai ascoltando. Siamo bellissime. Erano due canzoni di fila. Quindi devi aspettare ancora 3 minuti e 20. Dai, faccio così, ti richiamo. Mi avrà sentito? Boh. Ti richiamo io dopo. Trattino basso. Chiara, hai sentito? Pronto? Si è riattaccata. Ale, ma trattino basso mi deve... Kami Riga, giusto? Ma scusa, perché non vedo nessuna Instagram Story? Perché sei sfigata. Come non vedi alcune Instagram Story? Perché non l'ho messa. Così mi dimenticherò, ci sarà sulla mia faccia da pirla. Ah, ma appare no. Solo in controluce sul fondo. Ascolta una cosa, Ale, tu stai usando il telefono, mo? Sì. Ma ci facciamo dai, no, una Instagram Story? Metti, vai in Facebook. Ma io non ho Facebook. Hai ragione. Kami, vai in Facebook e metti la diretta. Diretta. Così vediamo di Facebook di... La devo condividere? No, no, la metti su che ce la guardiamo. Così se qualcuno allora scrivesse leggiamo. Certo, così spreco i miei giga, no? No, non fare la diretta col wifi. Sennò non manda in diretta lui perché gli rubi la banda. Vedi che sta cambiando l'accento suo bega. Non fa. Ma scusa, ma così spreco io i giga, no? Complimenti, grazie. È un problema? No. Allora? Mi risultante menzionato nella tua storia. Sì, sono io. Roba più importante. Allora, vediamo se sono arrivati i messaggi. Davide, ti sto guardando. Wow, che piacere. Cosa stai facendo, Davide? Ci sta guardando cosa ancora? Stai facendo di bello? Starà studiando perché è un po' è secchione lui. No, scherzo. No, è secchione. Va bene, dai, nulla di che nella tua storia, Ale. Cioè, però appare sullo sfondo, un po' contro luce, un po' selvaggio. Come siamo coinquilini e lui studia sempre. Io mi sento in colpa perché non studio molto. E cosa fate nella vostra casina? Feste? Sì, feste tutti i giorni. Amicanti. Fate? Feste ammiccanti. Cosa vuol dire feste ammiccanti? Feste ammiccanti. Feste... Una persona... Una persona che ammicca, so che è una persona che ammicca, ma una festa ammiccante. Provocante. Con signorine o... Salutiamo anche il terzo coinquilino a sto punto. Ciao Gabri! Ciao Gabri! Ma perché non ci inviti nelle tue feste, scusa? Che egoista. Chiamiamola.
Non risponde? No, se volete venire giù a Pavia venite pure. Sì, sì. Ma poi ci riporti a casa. Ma ti sembra un invito ufficiale questo? Cioè, altro che. Volevamo l'invito da casa noi. Col piccione. Così sei invitato alla mia festa. Sta squillando. Scusami Chiara, erano due canzoni di fila e non me ne ero accorto. Dai, che schifo. Perdonami. L'avevi sentita la spiegazione? Tu mi sentivi prima? Sì, giusto? Sì, più o meno. Perché più o meno? Ah, vabbè, tranquilla. No, non ti preoccupare, tranquilla. 30 secondi, però adesso ti giuro che è vero, eh. 30 secondi. Adesso e ci siamo sono altre 5 canzoni. Ti collego sempre al cavo. Che canzone è questa? Dov'era la festa della quella degli sposi, ah? Eh? No, quella degli sposi, dov'era la... dove si teneva? Dove? A Milano. E dove? Di quale parte di Milano? Vabbè, fa niente. E un altro evento invece di Milano di questi giorni, abbiamo parlato prima della fiera degli sposi con la nostra Alessandra, un altro evento invece che c'è a Milano in questi giorni appunto è la Milan Games Week, che si tiene invece alla fiera di Ro. Però c'è un'interferenza. Chiara, mi senti? Sì, ti sento. Perfetto, ok. Voi la sentite? Sì, sì. Ok, fantastico. Perché ho chiamato Chiara? Perché lei in questi giorni è andata appunto alla Milan Games Week. Vuoi raccontarci magari brevemente cosa è, quando è, un po' di informazioni generali sulla, appunto su questo evento? Oh, sì, certo. Allora, praticamente è una fiera che si fa solitamente in questo periodo, ottobre, e in particolare è stata da venerdì, cioè ieri, e sarà fino a domani, alla, appunto a Ro, alla fiera di Milano. Perfetto. E praticamente si riuniscono tutti, tutti i vari sponsor dei vari giochi online e non, diciamo un po' nerd, tutti giocano insieme, ci sono tanti tornei, tu puoi giocare con questi maxi schermi, eccetera. No, e provare anche nuove console. È interessante come iniziativa. Tu sei un po' nerd? Allora, io non troppo in realtà, però conosco definisci questo mondo. Definisci questo non troppo? Sono una spettatrice, non gioco. Ah, ok, ok. E ascoltami un attimo, leggevo che la fiera è organizzata in diverse, se possiamo chiamarle così, diverse sezioni, cioè la sezione famiglia, la sezione arte, la sezione cosplay, così. Sai un po' come è organizzata o in qualche, cioè, come è organizzata appunto attraverso queste sezioni, perché è divisa in queste sezioni, sai qualcosa diciamo di quel livello più organizzativo? Allora, praticamente diciamo che è più divisa in cose orientali e giapponesi in un padiglione, sono tre padiglioni, okay. In padiglioni quindi con pupazzi, poster e cose del genere, e poi ci sono gli altri due padiglioni che sono uno per i giochi diciamo in famiglia, Just Dance, Nintendo, no, cose così, belli quelli. Oppure uno di giochi al computer diciamo per più grandi, quindi di guerra, combattimento vario. No, Alessandra ha fatto una faccia, non gli piacciono i giochi di guerra, lei tipo una, ascoltami, un'Alessandra Milesi che è la mia qua co-conduttrice. Allora, cosa può andare a fare alla Milan Games Week? Nel senso, una persona ordinaria, perché dovrebbe andarci alla Milan Games Week? Sì, Ale, sei una persona ordinaria, tu non sei nerd, mi dispiace per te. Perché, cioè, cos'è che potrebbe fare? Mettiamola così. Ah, prima di tutto si possono provare tutti i giochi in modo gratuito, senza fare neanche troppa coda. Ho visto molti bambini di 3 o 4 anni provare qualsiasi tipo no, di gioco. Fantastico, capito Ale, 3-4 anni. Lo sapevo, guarda. Poi vedi un sacco di cosplay, è bellissimo, ci sono gente strana, che anche se non hai presente il, diciamo, il contesto dove viene, però cioè, fa sorridere la cosa. Ascoltami un attimo, la nostra Alessandra fingiamo che non sappia nulla di cos'è un cosplay. Riesci a spiegarglielo brevemente? Ah sì, è un po' come carnevale, ti travesti da un personaggio di un cartone animato oppure di un videogioco. E poi cosa fai? Vai in giro vestito così, giusto? Vai in giro, sto di solito con il cartello Free Hugs. Bello, glielo farei. Comunque ti fai fare foto. Leggevo che il 7 ottobre, quindi domani, ci sarà anche una sfilata di tutti i cosplay, giusto? Sì, esattamente. E quindi fanno tipo sfilata di carnevale. Ale, se vuoi andarci. Vado. Vai, vai, ti conviene. Ma e allora, invece passiamo un po' più alle tue domande un po' più personali, mettiamola così. Quando sei andata tu? Ripetilo un attimo.
Allora, io sono andata oggi, questa mattina, sono partita alle 9 da Bergamo. Ah, fresca, fresca, prima cosa. No, in realtà, esatto, io ho scoperto che lei è andata perché ha messo una foto in Instagram, altrimenti non lo sarei mai social. Sì, sono molto social anch'io, esatto. E è la prima volta che ci andavi? Sì, quest'anno è la prima, però ne avevo già sentito parlare molto spesso. Ok, ma ci eri già andata magari altri anni? Perché so che questa è tipo la sesta, settima edizione, cioè è comunque rodata come cosa. Scusa, non ho sentito. Scusami, ti ripeto, ho chiesto se è la prima volta che ci andavi in tutte le edizioni, nel senso è la prima volta quest'anno, ma ci eri già andata altri anni? No, è la prima volta in generale. Prima volta in generale, perfetto. E perché ci sei andata, nel senso? La verità è che volevo un pupazzo dei Pokémon. No, ottima motivazione. Cioè, tutti che vanno lì per i videogiochi, così lei no. I Pokémon. Ma perché vendono anche peluche di quel tipo, nel senso? Certo, sono bellissimi. Riccardo, ma che domande vendono fai? Un sacco di stupidate. Alessandra, se vuoi spendere soldi, sì, è il posto migliore. Vedi, Ale, devi andarci tu. Dobbiamo perché andarci. Ti spiego, Alessandra voleva andare alla Fiera degli Sposi. E quindi, già che c'è, gli conviene andare anche alla Milan Games Week, no? Vedi, per spendi di più, dai. Ascoltami un attimo, tu hai partecipato a qualche, non so, qualche torneo, qualche videogioco, qualche, so. Ho fatto un gioco, però era di gruppo e diciamo da tavolo, quindi non era veramente con i computer. Ah, perché ci sono anche giochi da tavolo del tipo di società, di ruolo? È diciamo un misto. Ah, un con misto. Le carte, però di ruolo. Wow, è un po' complicata. Ma io lo conoscevi già però tu quel gioco? Cioè, se io andassi là e mi chiedono vuoi giocare a questo gioco, io dico di no perché non lo so e dovrebbero spiegarmelo, giusto? Cioè, sì, tu lo conoscevi? Ah, esatto, chiaro. E cioè, vabbè, domanda un po' conclusiva, poi parliamo un po' a caso così. Perché una persona dovrebbe andarci, quindi? Prova a convincere i nostri ascoltatori ad andare alla Milan Games Week. Ah, oddio. So che è una domanda difficile, infatti l'ho lasciata per ultima. Sì, si vuole passare un weekend in modo un po' alternativo, diciamo, e guardare cose insolite che vengono molto spesso vengono dal Giappone, quindi non è una cosa da tutti i giorni. Certo. Bisogna fare un po' di esperienza. Sono molto bravo. Dai, è convincente, mi piace questa cosa. Ultima cosa, ti prometto davvero che è l'ultima, ci sono ospiti importanti di videogiochi, non so, giocatori famosi di videogiochi, piuttosto che, non lo so, youtuber, esatto. Allora, sì, oggi ho visto un sacco di gente che andava verso degli youtuber che sono i Mates, non so se hai presente. Ah, i famosi Mates, cioè tutti i giorni? No. Spiega a noi laici di questo mondo cosa i famosi. Sono. Ah, non ne ho più pallida idea, so che sono youtuber. Perfetto. Fantastica. Sapevo che la telefonata con te sarebbe stata... Epica, sì. Epica è il termine. Grazie. Giusto. Cosa stai facendo di bello? Sto tornando a casina sul treno. Wow. No. Sei stata in università? No, sono andata lì. Ah, giusto, che male. No, raga, mezz'ora di intervista con questa ragione. Povera ragazza. Poi sei andata all'università. Sono stato un idiota, è vero. E allora dobbiamo dire una cosa, però io la buona Chiara l'ho contattata oggi pomeriggio presto e dicendole appunto se poteva intervenire nella puntata. Lei fa no ma mi vuoi male, ti prego, no, ti metto in contatto con altra gente, no, sono in ansia, non farlo, ti prego. Alla fine però io sono capace di convincere una persona ed eccola. Ecco, già è andato molto bene, molto bene. Sì, diciamo che l'ho convinta molto caldamente, mettiamola così, dai, non ti ho obbligata, dai. Io ricordo cosa mi hai promesso in cambio. Cosa? Io voglio saperlo adesso. Cioè lui ricatta le persone, fa delle promesse finte poi. Poi ve lo dirò fuori promesse. Onda, dai. No. Non si può un dire. Un segreto. No, è un salame, quello. Sai che mio padre fa i salami, la promessa di portarmi un salame. È terribile come okay, cosa. Okay. Vabbè, fa niente. Grazie mille Chiara per essere intervenuta. Sei ancora in treno, quanto ti manca arrivare a casa? Solo una fermata. È una allora dai, sei arrivata, ti abbiamo tenuto anche compagnia in treno, quindi cosa ringrazio, vuoi? A questo punto. Dovresti ringraziarci, esatto. Già. Ciao Chiara, buona giornata. Ciao Chiara. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao. Are you drunk now? Now I judge what I'm doing. Are you high now? Ok. No, perché la promessa del salame, scusatemi. Aveva lezioni oggi pomeriggio. Bravo Ricky.
come sei carino. Mi ha scritto mia mamma. Cosa ha scritto la mamma? Vammi a prendere ancora il pane? L'ultima volta. Basta sì. Prendere il pane. C'è scritto qualcuno, guarda la mia mamma, vammi a prendere il pane. Ok. No, allora, sì. Non c'è niente né in Facebook né. Si sa, ha sbagliato lei. Cerca bene, gli scrivo. Siamo ancora in diretta, giusto? Ma che ascoltatori tristi che abbiamo noi? Perché? A me si è stoppato, però sta andando. Noi non ci scrivono, però vedi che ci ascoltano. Quanti ascoltatori? Scrivete, ragazzi, scrivete. Siamo ancora in diretta, giusto? Ma chi è? Ma che ascoltatori? Ah, sì. Hai appena insultato i nostri ascoltatori. Siamo uno. L'occhiolino, giusto? Uno. Va bene, dai. Chi è questo uno? Io vorrei saperlo. Sarei tu? No, scherzo. Eh sì, io sono su. A posto. Allora, adesso parliamo di quella cosa stracarina di Harry. Siamo un po' in ritardo? No, dai. Parliamo di quella cosa carinissima di Harry Potter. Io non l'ho neanche letta, sinceramente. Ecco. Ma quanto no. Sei impreparata. Quindi, con calma. Metti dentro che la farai anche lì. No, se... Dai, facciamolo però come sfida. Se riuscite a inserirla anche lì... Me lo leggo subito. Allora... Sì. Bellissima quella canzone qua. Anch'io. Bellissima. Scusate. Anche mi faccio un cifro. Allora, Fiera ne abbiamo parlato, quindi qua possiamo chiudere tutto. Poi. Non have no promise. Associazione, bambini ragazzi. E qui Harry Potter. Per le scuole primarie. Antelo ce l'ho io. Vuoi leggere? Non c'è Harry Potter. Se lo trovo, ma che no, no, guarda, sono più fogli. Non ho fatto male. Lo vuoi? Fai vedere. Harry Potter, il mio sogno platonico da sempre, ovviamente solo nel film, perché della realtà non mi piace. Però bello, bravo, un bravissimo attore. Cammy, mi sa che sei bloccato il tuo. Ah, salutiamo anche Cesira Donadoni e Chiara Butte che ci stanno guardando. Buongiorno a tutti. Se vuoi leggertelo in 50 secondi. Si è bloccato? Boh, vedi che si è. Ma perché non andrà bene il 3G? Scuola di magia. 260 euro. Ma sono tre giorni comunque. Ah, beh, sì. Ma no, mi pettino euro, perché... sono tanti. No, vitto e alloggio. No, va bene. Ma aspetta, cos'è bene. Che c'è dentro? C'è tutto. Ah, ok. No, deve essere molto interessante, secondo me. No. Ma vabbè, organizziamo, andiamo. Dai 10 anni. Ah, no. Attiva dai 10 anni. Tonight. 16 secondi. Molto romantica questa canzone. No. Ed era Promises con Sam Smith, Calvin Harris e Sam Smith in realtà. Allora, ti è piaciuta questa canzone? Bella. Cosa che hai detto? Romantica. Romantica. No, io non la definirei romantica. No, neanche io, infatti solo lei la definisce romantica. Però molto bella, sì. Sì, anche a me piace. Secondo me è una delle canzoni migliori di questo momento. Il suono è soave, cioè è bella. Ah, sì, è tranquilla, quello è vero, sì. Allora, abbiamo parlato giusto adesso della Milan Games Week. Cambiamo totalmente argomento e andiamo a parlare di Harry Potter. Mm. A voi piace Harry Potter? Cioè, non lui in sé, però... fisicamente, cioè, no. Ti pia- no, però non mi ho piace Harry Potter nel la, film la saga, ok, la saga. Va bene. Il genere. Non è il mio tipo assolutamente, però il genere sì. Perché dovete sapere che Harry Potter si trasferisce da Hogwarts a Pagazzano. Ma wow, perché? Che tragitto. sì proprio. Ma no, Hogwarts non si sa dove sia, cioè non lo dice nel libro. Sì, però non penso sia vicino a Pagazzano. Chiaro. Se no. Chiaro. Apre a pochi chilometri da Bergamo, dal 12 al 14 ottobre, la Soncino 9 e 3 quarti, scuola di magia di Pagazzano. Io vado. Cosa okay, sono? Ci sono 60 aspiranti maghetti che possono partecipare a questo evento unico nel suo genere e vivere quindi questa esperienza che direi indimenticabile. Cioè, tutti penso che abbiamo sognato di ricevere la lettera dal gufè. O avere i poteri o la bacchetta. La bacchetta magica. Sì, bello. O gonfiare la zia, come ha fatto Harry Potter. Strabello. Cioè, soprattutto per gonfiare la zia, questo è lo scopo della sua vita.
Ovviamente non è la prima edizione, perché ci sono state edizioni precedenti che hanno riscosso un notevole successo e di conseguenza è stato organizzato nuovamente, allora, nel contesto storico-artistico del Castello Visconteo di Pagazzano, nella Bassa Bergamasca. Sono 3 giorni di magia all'insegna di laboratori creativi, lezioni e intrattenimento ispirati al celere universo letterario di Harry Potter. Quindi ci saranno incantesimi, pozioni, misteri, creature fantastiche e spettacoli. Vedi come gioisce la nostra Alessandra. Ci puoi andare se vuoi, eh? Sì, sì, come i molluschi. Come i molluschi. I molluschi, sì, i molluschi. I molluschi? I molluschi. Tipo... Ah, quando gli toglie le ossa, la magia che gli toglie le ossa, che ti fa la mano molle. No. È la fobia che viene trasformata in qualcosa di divertente. Ah. No, non ho capito. Vai, andiamo. Ok. Allora, il castello sarà... Ma perché mi evitate sempre? Io me ne vado con il gruppo. Allora, il castello sarà interamente allestito come appunto fosse Hogwarts, quindi dalle aule ai dormitori ci sono le segrete, così, per appunto ricordare un po' nei minimi dettagli la scuola di magia originale, appunto. Il programma sarà gestito da 25 attori, teatranti, scenografi, professionisti dell'associazione Montadine Live, attiva da 10 anni nel settore delle animazioni per ragazzi. Perché ridi, Alessandra? Montadini. Non so cosa si chiama così, non è colpa mia. Okay. Allora, è organizzata da questa associazione no profit ed è dedicato ai bambini, quindi Alex, no, ai bambini. Ale, non puoi? No, ai bambini. Vabbè, toglie un po' di anni. È vero, sì. Porti tuo cugino o qualcuno e tac. E appunto, subito fatto. Lo scopo di questa, diciamo così, iniziativa sarebbe quella di avvicinare questi bambini, portandoli all'interno del mondo di Hogwarts, avvicinarli così alla lettura della saga completa. Del libro. Il costo è un po' elevato, diciamo, perché costa comunque 260 euro, ma è tutto compreso. Però, esatto, c'è tutto. Nella quota di iscrizione sono compresi vitto, l'alloggio presso comunque il castello di Pagazzano, che vorrei dire non è la mia casettina a Seriate, per tutti i 3 giorni dell'evento. I biglietti sono i biglietti d'ingresso a tutte le location che verranno visitate. La partecipazione a tutte le attività e agli spettacoli, quindi col biglietto si possono partecipare anche agli spettacoli che faranno questi attori e teatranti, e ovviamente c'è l'assicurazione, perché se fai una magia sbagliata a qualcuno... Ah, e gli accessori, la divisa. Ah, sì, chiaramente, ti danno anche poi la divisa da maghetto di Hogwarts. Sì. Allora, SMS WhatsApp al 334-311-4201 oppure la nostra mail diretta a @radiobrusa.it. Takagi, Cretra. Non sono riuscita a mettere la mia cara. Gabriele Belletti ci ha scritto buonasera, salutiamo anche lui. Ciao. Aiuto, abbiamo un sacco di cose, sono e 49. Oktoberfest Baviera. Dai, lo facciamo brevemente. Faccio veloce. Sì, se no... Sì, dai, da fare. In mezzo al temporale. Allora, dico magari, l'accorcio. Sì. Sì, magari dai giusto 2 o 3 indicazioni. No, vai tranquilla, tanto 49. No, aspetta, faccio l'introduzione e poi dico come inizia. Punto. A 51, metti di fare 2 o 3 minuti. 54, 58 e saltano gli eventi di Bergamo. No, sennò allora, facciamo veloci, dai. Se no dico qua cos'è in breve e poi dico i momenti più importanti e l'apertura, dove c'è questo sindaco che... Ah sì, che... dai, ci sta. E poi parliamo di quello di... Veloce. Ciao! Allora... E abbiamo tolto un sacco di notizie. Vabbè. Lo useremo per la prossima puntata. Esatto. Vedi. Cercavo un mare calmo, trovato te, tormento così forte. Buonanotte. Allora, rimpiccioliamo tutto. Qua, tac. Dopo facciamo un audio a Chiara per ringraziarla. Sì. Ti ho detto mille volte. E tutto può succedere. Arrivi tu. Una notte.
35 secondi. Male che hanno trovato te. A notte soltanto per stasera. Ale, hai qualcosa dietro la testa, ti hanno scritto. Gabriele Bellezzi. Sì, perché non gli piace che io leghi i capelli. Ah. Pensavo qualche insetto. No, esatto, anche io ho detto, boh, ma era un pezzo di carta. 10 secondi. Takagi Ketra, Amore Capoeira, sono le 17.51, sempre in diretta con Yes Weekend. Allora, non potevamo non parlare, essendo uno degli eventi più importanti, credo, a livello mondiale, mondiale. Di sempre, dell'Oktoberfest. Bellissimo, esatto. Dove si beve ovviamente tanta birra. Allora, è un festival popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera, ovviamente in Germania, quando in due fine settimana di settembre e il primo ottobre. Esatto. È l'evento più famoso, ovviamente mondiale, e tra i momenti più importanti dal 1950 è l'apertura. No, scherzavo. Tra i momenti più importanti, cioè, aspetta. Certamente, vai. Facciamo? Sì, tra i momenti più importanti dal 1950 c'è certamente l'apertura alle 12, quando il sindaco di Monaco. Sì, questa è famosissima come cosa. Dopo 12 colpi di mortarretti. Quindi pum 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 pum. È chiamato a spillare la prima birra. Per farlo deve inserire un metodo forza, tutto un po' particolare, sì, per farlo, esatto. Perché deve inserire a forza di potenti colpi di martello il rubinetto nella botte inaugurale. E sì che l'ho letto, l'ho riletto, però ovviamente questi... Ma sì, ma è italiano, è un po', l'ansia, un po' l'ansia del microfono, non vai, tranquilla. Anche Chiara l'aveva prima, quindi tranquilla. Allora, una volta fatto, lui pronuncia una frase che ovviamente così... Non leggerai, la dico in italiano, che è stappata che sia una bella festa. E così la festa comincia. E tutti tutto. Iniziano a bere. Inizia lo sfaso, si beve e si mangia via. Un sacco di würstel, le salsicce, gli handel, lo stinco di maiale. Esatto, e pollo allo spiedo e soprattutto i crauti anche. C'era l'Oktoberfest anche a Gardaland. Esattamente quando sono andata io a Gardaland. Sì, ed era tutto a tema. Quanti anni fa? No, quest'anno, sì. Ah, okay, sì, okay. Sì, sì. Io l'anno scorso è stato fantastico, veramente. Sei andata anche tu a Gardaland all'Oktoberfest? Sì, c'era gente con le birre, con i carri, con i cavalli, le botti dietro, bellissimo. Bello, stupendo. Bello. Ma allora, ovviamente l'Oktoberfest di Baviera non ha nulla a che fare con l'Oktoberfest di Sottolmonte. Allora, che invece è da giovedì 4 a domenica 7 ottobre a Sottolmonte, appunto, Giovanni 23. Lo stai salutando? No, non è vero. In realtà, volevo chiamare una mia amica che abita sotto il monte, però purtroppo non riusciva in questo orario, e vabbè, ci sentiamo. Ce la segniamo, magari. No, ce la segniamo. La chiamiamo cosa. In diretta la prossima volta la prossima a caso. Volta. Va bene, dai. Tutte le sere dalle 19, le domeniche e anche la domenica, anche il pranzo, ci sarà appunto attivo il servizio di ristoro e ovviamente tanta birra. It's a E ovviamente tanta birra. Allora, basta, finite le canzoni. Come finite le canzoni? Allora, facciamo gli eventi di Bergamo, salutiamo e si va a casa. E si va anche. Devo andare 20 minuti fa a casa. Ma dai, cosa vai a casa a fare? Due minuti. Qualcuno di voi ha gli eventi di Bergamo ha portato io, lì. Io ce li ho io. Allora che. Allora qui, qua. Le maschere per l'ossigeno sono inutili. No, era carino quell'evento lì. Allora possiamo tenere per la prossima volta, esatto, se qualcuno le tiene bene, cioè sicuramente. Ma ero al lavoro, leggo e faccio le 10 falsità, faccio leggiamole, wow. Poi faccio un massimo. Leggiamole. Sì, ma alcune sono tipo i bagni svuotati in volo. Oppure sei morti hanno... In volo le persone cedute vanno in uno scomparto speciale, lì faccio... Beh. Ma anche no. Siamo sempre in ritardo, parliamo troppo. Ma sì, siamo un po' di compagnia. Allora, dai, datemi la uso cartacea perché qua non mi piace. Guarda qua. Sottolineo le cose più importanti.
sono bello. Io. Te, ma alla fine sei sottolineato una riga, né? No, tutto sottolineato. Ma sì, ma almeno, cioè almeno leggo tutto, ma non mi perdo perché dico qua è sottolineato in questo determinato modo. Ma chi me ma lo fa certo. Fa? Vedi, poi le cose importanti non le sottolineo. No. Comunque, ma intanto si sente quello che sto dicendo? Eh? Si sente quello che sto dicendo, certo, intanto? Si sente. Sì. Allora posso dire una cosa? Dimmi. Madonna, tira fuori ancora la cosa degli no, sposi. No, questo. Ah, non avete collegato la Ferragna Hogwarts, pappa. Non sono riuscita, no, non trovo sa. Nessun connesso. Ma il tuo telefono è bloccato da un'ora su... Prova a cliccarci. No! Oh... Boh, a volte funziona, altre volte si stoppa a caso. Vabbè, tranquillo. No, vabbè, se vuoi spegnere, tanto adesso c'è quella mia accesa. C'è quella tua? C'è la mia, ma sì, ma... c'è la tua. Mia. I bagni sono svuotati in volo. Sì, no, sì, sono le 10 tipo... falsità. Io sinceramente avevo visto le prime tre facce strabelle. La prima, secondo me, dentro. La prima, non lo so, non ne sono così convinto. Non ne sei certo. No. Ovviamente ho letto la prima, l'alcol fa effetto prima. Ti siete ubriachi semplicemente perché avete bevuto. Non c'è differenza secondo a terra o in cielo. L'altitudine sì. Vi provocherà solo una sensazione di galleggiamento. Quindi probabilmente facciamo gli eventi velocissimi e poi sì. Bastille, Quarter Past Midnight era una delle ultime canzoni che ascolteremo perché sono le 17.57. Sempre in ritardo. Sempre in ritardo come sempre. Allora, vi ricordiamo innanzitutto gli eventi che ci sono a Bergamo, come sempre facciamo in ritardo negli ultimi 3 minuti. Allora, quest'oggi giochiamo in casa perché mercoledì 10 ottobre alle 21 alla sala civica del comune di Brusaport wow! Si terrà un incontro dal titolo La guerra attraverso gli occhi di chi l'ha vista. Una serata sul tema della guerra dedicata al conflitto in Bosnia. Ospiti, saranno ospiti due persone. La prima è Dino, perdonatemi, Jasarevic, non so se sia giusto, che è un clown bosniaco ed un fotografo che reciterà appunto alcune parti di un suo spettacolo che racconta di come è riuscito a scappare dalla guerra dei Balcani del 92-95. La seconda persona invece sarà Diego Manzoni, medico anestesista, che invece racconterà le sue esperienze come operatore umanitario nei progetti appunto delle zone di guerra, mettiamo così. E giochiamo sempre, non in casa, però comunque quasi. Vicini di casa. Costa di Mezzate, c'è la seconda edizione del festival Mi Metto In. Festival organizzato dai giovani col patrocinato e l'assessorato dalla cultura del comune di Costa di Mezzate e sarà da venerdì 5 a domenica 7 ottobre. Ci saranno un sacco di giovani che si esibiranno, appunto, e mostreranno i loro talenti, la propria arte, le proprie abilità. Quest'anno i giovani sono l'artista Alberto Alborghetti, l'esperta in scienze alimentari e food blogger Ilaria Vezzoli, la band musicale Punti Critici e la giovane imprenditrice nel settore delle discipline bionaturali Erika D'Agostea. Tutte le informazioni le trovate online in giro, quindi se vi interessa sapere quando si esibisce un artista andate, cercate quando è. 17.59, siamo un po' in ritardo. Concludiamo quindi questa puntata di Yes Weekend salutando Alessandra. Ciao ciao. Camilla. Buonasera a tutti. E un saluto da Riccardo Maffeis. Noi ci vediamo sempre il primo sabato del mese. Sapete quando sarà? No. No. Lo sapete voi, guardate sul calendario quando è il prossimo sabato del mese. Alla prossima, ciao. Ciao. Welcome to the dance floor. The sound of the 90s. Hai sentito cosa ci ha detto Ricky? No, cosa? Che ci ha detto che quando ha detto imprenditrice volevo uscire con i...